Così ha festeggiato il Friuli Venezia Giulia, il passaggio del turno da parte dell'Italia contro la Spagna Euro 2020. La squadra di Mancini vola in finale al calcio di rigore decisivo. Tutta la regione è esplosa in un'esultanza condivisa da Pordenone a Trieste dalla montagna al mare. L'avete visto nella nostra copertina. Dappertutto si sono così scatenati caroselli di auto con klaxon e bandiere. Ma c'è stato anche qualche disagio, come a Udine, dove in piazza Primo omaggio nella zona del centro alcuni gruppi hanno bloccato le auto in transito colpendole con calci e pugni. Polizia di Stato e i carabinieri hanno disperso le persone. A Lignano invece molte persone sono tuffate nelle fontane del centro. Tragedia sfiorata ieri sera alle porte di Udine, la gioia per la vittoria in semifinale degli azzurri poteva essere rovinata da uno dei peggiori incidenti che si possa immaginare. Per un bimbo, un figlio in un centro sportivo dell'Interland del capoluogo Friulano, Una porta di calcetto è caduta addosso ad un bimbo di 8-9 anni. È avvenuto intorno alle 23, proprio mentre l'Italia stava iniziando i tempi supplementari, gli occhi dei genitori di un gruppetto di bambini erano tutti rivolti verso lo schermo. I bimbi da qualche ora avevano iniziato a giocare in un campetto a pochi metri di distanza dove si erano dati appuntamento numerose famiglie durante un'azione il piccolo si è ritrovato a terra con la porta che gli è franata addosso la dinamica non è chiara ma sembra che per evitare di sbattere contro il palo il piccolo abbia abbracciato e fatto cadere il sostegno che gli è crollato addosso fortunatamente ma solo per pochi centimetri il legno non ha colpito la testa per lo spavento però il piccolo si è ritrovato per alcuni minuti privo di sensi sul posto dopo l'allarme lanciato da i piccoli calciatori in lacrime sono stati immediatamente, eh, arriva, sono arrivati immediatamente i sanitari. Tanto lo shock nei primi minuti, poi la situazione si è subito normalizzata appena il piccolo si è ripreso. Per gli accertamenti, il bambino è stato trasportato al pronto soccorso pediatrico di Udine: sta bene, non è in pericolo di vita. Un uomo è rimasto folgorato questa mattina nel parco fotovoltaico di Codroipo, intorno alle 10, si tratta di un tecnico. In quel momento impegnato in operazione di routine. L'uomo è stato colpito da una scarica. La carica elettrica, probabilmente toccando qualche elemento conduttivo. È stato immediatamente il soccorso dai colleghi che nel frattempo hanno inviato l'allarme al 112 di Palmanova. Sul posto sono giunti medici e infermieri, l'uomo è stato rianimato sul posto e poi trasportato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale di Udine. Le sue condizioni sono grave. gravi. È stato ritrovato e restituito alla Fondazione Ado Furlan di Spilimbergo, che conserva il patrimonio del collezionista Italo Furlan, il dipinto Mosè che fa scaturire le acque dal deserto risalente al XVII secolo attribuito al pittore partenopea Luca Giordano. Era stato rubato 27 anni fa dal castello di Spilimbergo assieme ad altre preziose opere, tra cui un dipinto attribuito al Tiepolo per un danno complessivo che all'epoca si aggirava intorno agli 800 milioni di lire. Per tutto questo tempo dell'opera si erano perse le tracce, ma i carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Udine l'hanno rintracciata in vendita sul sito di un negozio d'arte di Trieste. Grazie alla banca dati delle opere rubate, i militari hanno intuito potesse trattarsi del quadro trafugato. La Fondazione Furlan ha poi confermato la corrispondenza, facendo così scattare il sequestro convalidato dalla Procura di Trieste. La polizia stradale di Gorizia ha intercettato al casello dell'Isert un furgone rubato in Francia che stava viaggiando verso i paesi dell'est. Al centro operativo autostradale di Udine era stato segnalato un Citroën Jumpy con targa svizzera che aveva fatto rifornimento nell'area di servizio di Calstorte e si era allontanato senza pagare. Alla guida un ventottenne di nazionalità rumena, ubriaco e senza documenti, denunciato per ricettazione e guida in stato di ebrezza. Container in fiamme. La scorsa notte a Fontana Fredda, nella zona industriale delle forcate, nell'area di una ditta di via delle tecnologie, le fiamme hanno interessato la parte esterna della proprietà e hanno coinvolto tre container di rifiuti. I vigili fuoco di Pordenone hanno domato le fiamme in pochi minuti. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento sul posto, presenti i carabinieri di Sacile. È stato presentato oggi in Regione Audine SUNS Europe il Festival delle Lingue Minoritarie organizzato da Informazione Friulana insieme a Regione Friulenza Giulia e Arlef, nove comuni che saranno coinvolti con il concertone in Castello Audine. Sicuramente è una vetrina, un palcoscenico importante, innanzitutto per il Friuli Venezia Giulia, perché è un festival internazionale, quindi coinvolge più paesi europei. È un festival delle lingue minoritarie, non soltanto del friulano. Il fatto di poter vantarci di ospitare questo festival è sicuramente un elemento importante eh, di lustro per la regione Friuli Venezia Giulia, che è una regione che oggi fonda eh, la, il presupposto dell'autonomia, proprio sul fatto di essere una regione che ha una peculiarità che altri non hanno, la presenza di quattro lingue par ufficiali parlate sul proprio territorio. La provincia di Udine, è, 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 con tutto quello che sappiamo, in merito alla provincia, prendiamo questa dimensione territoriale è una specialità nella specialità che si parlano tre lingue oltre all'italiano che divengono quattro ma soprattutto si parla questa diffusissima lingua friulana Suns ci presenta appunto questo ricco cartellone di spettacoli dove c'è la lingua friulana ma ci sono anche altre lingue europee riconosciute come fondamentali non solo dalla legislazione o dai governi ma anche da Popoli. Eh, SUNS è un'occasione imprescindibile ormai per tantissimi partners che vengono da ogni angolo d'Europa di tornare qui e eh, così presentare le eccellenze artistiche che sostanzialmente eh, vengono prodotte nelle proprie diverse realtà regionali. Eh, parleremo di musica che è un po' la nostra cifra, la nostra punta di diamante, ma passeremo attraverso anche i linguaggi del cinema, della letteratura, eh, facendo vedere un. Po' alla nostra cittadinanza e ai tanti ospiti europei che in realtà partecipano venendo a Udine in questi giorni, che veramente essere diversi è bello, è importante e arricchente. A Portarone è stata riaperta definitivamente Via De Paoli, il cantiere è durato due anni, oltre alla riqualificazione viaria, è stata realizzata la fognatura e sono stati creati sottoservizi. Dopo due anni di lavori e più di qualche polemica è terminato definitivamente il cantiere in via De Paoli a Pordenone. Comune e idrogea hanno lavorato per riqualificare un tratto di strada che collega l'asse di via Oberdan con il centro storico. Un'area un che era soggetta all'apertura spesso e volentieri di pericolose voragini a causa delle vecchie eh, condotte che sono state completamente riqualificate quelle che portavano per esempio l'acqua alla roggia ma soprattutto è stato risanato l'ambito creando la fognatura che qui non esisteva e quindi lo scarico del fognatura era direttamente nella roggia. Nell'occasione sono stati anche creati i sottoservizi, come la predisposizione per la posa della fibra e dell'illuminazione pubblica. Inoltre sono stati sistemati i marciapiedi e realizzate nuove aiuole. Una riqualificazione complessiva che ha toccato tutti gli aspetti, dalla segnaletica ai cassonetti, alle nuove aree verdi, ovviamente alle infrastrutture Potenziare il turismo in bici e a piedi, ma soprattutto favorire il ripopolamento di una delle borgate più tipiche e più isolate delle valli del Natisone, quella di Monte Fosca, l'obiettivo del Comune di Pulvero. Ha poco meno di 40 abitanti, quasi tutti anziani, la borgata più isolata del comune di Pulfero, Monte Fosca. Dopo la chiusura degli ultimi due locali pubblici che servivano turisti e residenti, l'amministrazione municipale guidata dal sindaco Camillo Melissa ha deciso di ristrutturare una parte dello storico e tipico abitato che mantiene ancora le caratteristiche architettoniche dei paesini di montagna d'un tempo. Già aperto un cantiere per la sistemazione della viabilità e della rete di e distribuzione dell'acqua. Confidando in un contributo regionale di 900.000 euro, il comune intende mettere in sicurezza la strada che, dai piedi della vallata, porta a Montefosca. L'obiettivo, spiega il primo cittadino, è agevolare il ripopolamento delle borgate in quota e vogliamo spingere sul turismo delle due ruote e di chi fa escursioni a piedi. Per questo, dopo la chiusura delle due trattorie, cui si appoggiavano ciclisti e gruppi a piedi, realizzeremo una fontana pubblica al centro della piazza in modo tale che almeno la acqua fresca potabile non manchi. È la prima volta che un intervento così importante va a interessare una piccolissima borgata come quella di Montefosca, al confine della Slovenia, meta però da sempre di turismo slow transfrontaliero. In difficoltà a causa Covid, anche chi per passione e mantenimento delle razze nella nostra regione continua ad allevare specie avicole ornamentali. Gli iscritti all'associazione Friulana Avicoltori sono 50 e non hanno ancora avuto la possibilità di programmare esposizioni. La grande incertezza che ha creato questo periodo di Covid non ci permette mai di programmare con decisione delle date sicure e fisse per qualsiasi evento. Un esempio è qua ai Castelli di Strasoldo dove per la prima volta abbiamo voluto fare un evento estivo, proprio per poter approfittare di questi momenti di libertà e di un ritorno a una quasi normalità. Speriamo di poter proseguire con questo trend positivo e di poter rivedere molta gente alle nostre esposizioni, di poter tornare a esporre, di poter tornare a far lavorare anche tutte quelle persone di questi settori. Un po' dimenticati in questi mesi. È un settore molto apprezzato, l'allevamento avicolo in Friuli Venezia Giulia è ancora molto radicato nel territorio, noi in particolar modo ci occupiamo della salvaguardia di tutte le razze ornamentali autoctone e anche extranazionali. Ci occupiamo della loro salvaguardia e di portare avanti in purezza l'allevamento di questi altri animali che altrimenti andrebbero persi. La nostra associazione, l'Associazione Friulana Avicoltori, che aderisce alla FIAV, la Federazione Nazionale delle Associazioni Avicole e che in ogni regione d'Italia raggruppa e porta avanti da molti anni questo lavoro di selezione e salvaguardia. In Friuli Venezia Giulia al momento abbiamo oltre 50 iscritti. Sono tutti allevatori a livello amatoriale, lo fanno per passione. Hanno tutti un altro lavoro e tengono le galline nelle proprie case, nei propri giardini allevando con amore e dedizione tutti questi animali. Siamo in chiusura, ma subito dopo la pubblicità appuntamento con a voi la linea alle 16.30 invece ritornerà il telegiornale. Buona giornata.